Allora, eccoci qua, ciao a tutti di nuovo. Allora, sono contento che il video sullo Zhanzhuang è piaciuto a molti, anche se erano soltanto le basi, quindi bene, sono contento, sono contento. Allora, oggi riprendiamo con il lavoro sul Tai Chi Chuan e faremo un lavoro un pochino più tecnico. Più tecnico che cosa significa? Significa che oggi voglio affrontare con voi lo studio di due movimenti che per molti versi sono simili ma diversi. E quindi parleremo di Lo Xiao Pu e Yu Nu Chuan Su. Quindi spazzolare il ginocchio e passare la spola. Allora, cominciamo subito con un minimo di riscaldamento. E quindi come al solito piedi paralleli, più o meno larghezza delle anche. Ah, ecco una cosa che non so se vi ho detto negli altri appuntamenti. Quando parliamo di piedi paralleli, dobbiamo riferirci al bordo esterno dei piedi. Il piede fatto, cioè il tallone che è stretto, poi si allarga verso la pianta. Quindi cosa succede? Se mettiamo, soprattutto all'inizio quando cominciamo a studiare, c'è un buco. Vabbè. Mettiamo l'interno dei piedi parallelo, anche se non ce ne accorgiamo, i femori tenderanno ad andare in fuori, ad extraruotare. È vero che li dobbiamo extraruotare, se andiamo a vedere tutti i video di cui abbiamo parlato dell'arco delle gambe, ma extraruotare non è sufficiente. Extraruotare significa avere un'energia in torsione che va a terra. Quindi invece chiudiamo un pochino in maniera tale da avere il bordo esterno parallelo. Questo ci darà questa sensazione di come se le ginocchia andassero al centro. Quindi a questo punto attiviamo l'arco là e abbiamo questa sensazione come se stessimo seduti e quindi abbiamo realizzato il nostro arco. Bene, adesso fermi col bacino e cominciamo a sciogliere un attimo. Ovviamente non dobbiamo cedere, qui come abbiamo detto nelle altre lezioni, parlando dell'arco delle gambe, abbiamo quest'arco e quindi è un po' come se stessimo a cavallo, anche con un cavallo un pochino magro, ma il concetto è questo. Mi raccomando, la testa su. Ovviamente valgono tutte le raccomandazioni di cui abbiamo parlato nei video precedenti per quello che riguarda le gambe e le spalle. Adesso, sempre continuando a sciogliere, teniamo bene questo radicamento delle gambe, quindi è un po' come se questa gamba stesse in torsione così e quest'altra in torsione in quest'altro senso. Queste due torsioni, penso di averne parlato in uno dei video dello Xing Yi, adesso non ricordo, comunque sono tutti rimasti sul mio profilo Instagram e li sto inserendo in una playlist nel mio canale YouTube, Marco Morena Tai Chi. Per cui, come apro, questo permette di creare lo spazio qui, fisico, per permettere all'osso sacro di andare in avanti e quindi di avere tutto a piombo. E così possiamo muoverci. Adesso, mantenendo giù, muoviamo anche lo sguardo, sempre senza distruggere la posizione. Qui lasciamo proprio andare. Ci stiamo giusto sciogliendo, eh. Benissimo, sempre mantenendo questa posizione, invece adesso faremo questo lavoro. L'idea è come se stessi sull'altalena, per cui adopero il corpo per muovere le braccia. Qui vado su per farle scendere, vado giù per farle salire. Il movimento è minimo, ma così le braccia devono essere libere.
adesso tagliamo un pochino corto, eh? Quando vi allenate da soli, su questi movimenti contatene almeno una cinquantina. Non perché bisogna farne tanti, ma qui si tratta proprio di... Qui stiamo rilassando i muscoli che non devono lavorare. Bene, adesso invece sempre piedi paralleli e... Ciao, arrivano i saluti nel frattempo. Allora, sempre piedi paralleli e facciamo questo esercizio qui. Allora, e questo come tanti altri esercizi, dall'apparenza semplice, in realtà è piuttosto complesso. Io in genere lo spiego in questo modo. Immaginiamo, innanzitutto mi riferisco, chiedo sempre se c'è qualcuno che ha praticato lo sci di fondo. Quindi chi ha praticato lo sci di fondo sa come avere i piedi sui binari e fare questo movimento qua. Vi dico subito che è rarissimo che ci sia qualcuno che dice sì, io ho fatto lo sci di fondo. Quindi un consiglio che posso darvi è questo, mantenendo sempre la larghezza delle anche, che è la larghezza naturale con cui camminiamo. Non è che ci mettiamo così, camminiamo così, oppure così, no. Abbiamo questa larghezza e su questa camminiamo. Per cui, sistemata questa larghezza, l'idea è un po' come se camminassi. Allora, guardate me. Cammino sul posto. Se cammino sul posto e la testa rimane su, a un certo punto le braccia cominciano a muoversi. Occhio se lo fate fare ai vostri allievi, perché questa è un'eredità dell'aerobica degli anni Ottanta. In molti tenderanno a fare questo. Allora fate capire che quando camminiamo noi non spingiamo qui. Quindi è proprio come se camminassimo, alziamo i talloni, la testa rimane ferma e man mano alziamo sempre di meno i talloni, in maniera tale che questo movimento dei femori si trasmetta alle braccia. E questo è un esercizio molto molto importante, e lo trovate praticamente in tutti gli stili. Io tutti gli stili che ho visto, insegnati che ho conosciuto, questo lo facevano tutti, come anche quello di prima. Quindi guardate qui, cominciamo a fare questo movimento e le braccia prendono l'abbrivio da sole. Dobbiamo stare attenti soltanto a una cosa, a non fare questo, ma a mantenerle nel loro binario. Per mantenere nel loro binario, il femore dovrà estrarotare e intrarotare, dovrà farlo naturalmente. Anche qui c'è da perdersi un sacco di tempo su questo esercizio. Bene, passiamo al prossimo, facciamo un riscaldamentino veloce perché abbiamo tanto da dire dopo. Allora, e questo invece fa parte degli esercizi che ho sviluppato io per i miei allievi, per insegnare loro ad adoperare il centro del corpo. E quindi ad adoperare il dantian per muovere le braccia. Allora, ci mettiamo in questa posizione qui, una retta dalla testa al piede, testa, ginocchio, piede. E abbiamo questa mano qui. Questa mano qui, siamo, come se avessimo qualcosa di pesante che dobbiamo andare avanti e indietro. Allora, all'inizio è questo va bene. Poi invece l'intelaiatura esterna non dovrà muoversi, ma è l'interno che si muove. Quindi come se da qui mi sistemassi per tirare e poi mi sistemassi per tirare giù. Bene, sono microaggiustamenti che avvengono all'interno del corpo. E anche qui è questo che muove il braccio. Su, giù, su, giù. Vado giù, vado su, vado giù, vado su. Ricordiamoci sempre, ecco questo è un altro piccolo concetto molto importante nella pratica. Il rapporto tra movimento interno e movimento esterno. L'interno fa da volano al movimento esterno. Di conseguenza cosa succede? Succede che l'interno si muove, fa un movimento opposto a quello che avviene fuori, anticipandolo un attimo. Detto così sembra una cosa esoterica. Tornando con i piedi per terra, immaginiamo che voglio far girare, come se dovessi far girare una manovella usando il corpo, quindi non questo, ma esagero. 1, 2, vedete che quando questa faccia il corpo va giù, il corpo va sempre nella direzione opposta,
di dove va il braccio, proprio per creare questo movimento qui. Scusate, erano messaggi in continuazione. Bene, e questo genera il movimento interno. Questo viene anche nella forma, è particolarmente evidente nella forma Chen. Nella forma Chen il mio interno è come se eseguisse la forma al negativo. È questo che gestisce intenzione, chi, movimento. Però questo non è un capitolo a parte, questo è un volume a parte, quindi casomai ne parleremo più in seguito, in un altro appuntamento. Bene, andiamo anche dall'altro lato. Lo stesso movimento. Casomai all'inizio proviamo così, poi blocchiamo la posizione, e quindi la posizione bloccata, il concetto base qual è? È quello di mettere il corpo in una situazione, in un'intelatura, in una struttura, in una posizione talmente sfigata che se voglio muovere questo braccio posso fare solo nella maniera corretta. Questa, diciamo, è un po' la serie degli esercizi standard di riscaldamento che faccio fare nelle mie lezioni e che insegno ai corsi istruttori. Ce ne sono molti altri, però diciamo che questi sono proprio la base, quelli che faremo stasera prima di passare ai movimenti. Bene, prossimo. Mettiamo la mano qui. Qui l'idea è come se stessi sull'autobus e sono appeso. Qual è la differenza? La differenza è che se io penso di alzare il braccio, probabilmente farà forza qui. Se io penso di stare sull'autobus col braccio appeso, la spalla cade. E qui vi rimando agli esercizi per l'arco delle spalle. Il braccio qui, lo lasciamo cadere e risalire. Cade e risale. L'esercizio consiste nel far risalire il braccio adoperando questa spinta qui, e quindi senza usare la spalla per tirarlo su. Se mi pizzica, sto usando la spalla. Anche questo, su questo c'è da lavorare tanto. E questo non l'ho inventato io, e l'ho preso da... ho fatto delle brevi esperienze di Tom Bay, e qui facevano proprio questo tipo di esercizi qui. E quindi, diciamo, questa è una versione semplificata alla portata di tutti. L'altro, appeso. Se l'esercizio vi viene bene, a un certo punto comincia a pizzicare la spalla, vuol dire che abbiamo cominciato ad adoperare la spalla. Per cui se mi sono perso questa connessione, sto sull'autobus, lì a zero, e vado. Benissimo, fatto questo micro riscaldamento, vediamo un pochettino i movimenti. Spazzolare il ginocchio, lo Xiao Pu, e passare la spola, Yu Nu Chuan Zo. Se rivediamo velocemente, abbiamo che spazzolare il ginocchio avviene questo. Tallone punta, le mani vanno così. Passare la spola avviene questo. Semplificando tantissimo, potremmo quasi dire che stiamo facendo lo stesso movimento, ma quello che cambia è quello che fa il braccio davanti, perché in un caso è giù, nell'altro caso è su. È molto simile, guardandolo in questo modo qua. In realtà ci sono parecchie differenze. Allora, intanto vi dico una cosa. Non vorrei riprendere il discorso sulla differenza tra rilassato e moscio, però è sempre importante capire questo quando facciamo Tai Chi. Tai Chi non è muovere il corpo, è muoversi all'interno del corpo e creare le condizioni di inevitabilità perché il corpo faccia quel movimento, il movimento successivo. Secondo, se il mio movimento è corretto,
tutte le linee di forza scaricano a terra, io non vengo attraversato dalle pressioni e soprattutto non sono spostabile. Chiaro? Il Tai Chi è un'arte marziale, non è pettinare le bambole. Se mentre mi sto muovendo basta un dito per farmi volare, questo si chiama pettinare le bambole. Ok? Quindi, vediamo per esempio qui, lo Xiao Pu. No, qui basta un soffio, basta un dito lì per farmi andare. Per cui, qui, uno, e qui, da qui scarica tutto a terra. Qui, questo tiene, sulla testa mentre l'addome affonda, là. C'è sempre questo, per cui uno dei modi importanti per studiare è immaginare di avere sempre una, come dire, qualcuno che si oppone al nostro movimento. Allora, analizziamo un attimo lo Xiao Pu. Ve lo faccio venendo in avanti. Uno. Sposto il peso indietro, apro, qui c'è il discorso dell'arco delle gambe. Vado in avanti, avvicino la punta, tallone, punta, in giù, apro, sposto il peso in avanti, avvicino la punta, tallone, punta, in giù. Bene. Vediamo due cose. Abbiamo già detto che la condizione di Peng, di sfericità, deve esserci in tutta la forma, deve essere tutto collegato. Per questo non va bene, perché è inutile e non funziona. E con questo, che cosa voglio, con questo cosa voglio dire? Quando apro e quando vado in avanti, innanzitutto, no, questo non sta né in cielo né in terra. Siamo sempre e comunque un predatore. Uno, qui, tallone punta, giù, apro, qui, tallone punta, giù. Allora, questo braccio che va in avanti, innanzitutto mettiamoci bene in testa una cosa. Lo Xiao Pu non è questo, quello che l'altro. È un principio di movimento che può essere una leva, può essere un colpo, può essere una marea di cose. Perché è sempre l'interno che si muove, il resto che segue. Allora, quando vado in avanti, là, qui, in questa fase, questo tiene. Questo, non mi fate vedere queste cose. Questo è come se fosse uno scudo. Poggio, il dentino giù, salgo, questo salire, fa affondare le braccia. Apre tutto, apro. Già qui ho lo scudo, già qui è pronto. Tallone punto, lo scudo tiene, mi manifesto, è questo movimento che muove le braccia. Non c'è questa cosa qui, le mani sono sempre così. Guardate, lo Xiao Pu, sto così. Apro, pochi gradi ma sto così. Carico, pochi gradi ma sto così, qui, pochi gradi ma sto così, tum, 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 tum. Vedete che i gomiti non si sono mossi di tanto rispetto alla posizione iniziale, quindi c'è un po' come dire che, potremmo quasi dire che il movimento delle braccia è una specie di illusione ottica. Scusate, sto andando di fretta perché i tempi si sono un pochetto, Questa mano che va in avanti, e in rete vedrete di tutto e di più, ve lo dico io poi, questo, questo non sta né in cielo né in terra. Se andate a cercare i classici del Tai Chi o anche gli scritti di Yan Chen Fu, ci sono vari testi, che forse in italiano non ci sono, ma in inglese sì. Dove si parla dell'angolazione del polso,
No. Sì. Per cui, se facciamo questa tecnica, esprimendo fagin alla fine, il fagin avviene sul momento del contatto. Per cui, se immagino di stare a colpire fino alla fine, le dita qui è come se fossero un sensore. Dritto, dritto, dritto. Quando c'è il contatto, là, che può essere qui, 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 qui. Quindi questo movimento finale del polso ha a che fare con lo scaricare a terra per il momento finale. Quindi questo spingere così, no. No, 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 no. E avanti dritto e alla fine si affonda. Questo è molto 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 importante, eh? E soprattutto qui, questo è connesso con tutto il resto del corpo. Se questa mano che carica, là, qui non c'ho più l'arco delle braccia, questa non tiene, ma giù la spalla, sulla testa e qui, questo è tutto connesso, tutto connesso, tutto connesso, tutto connesso. Questa per la parte in cui andiamo in avanti. Quando invece spostiamo il peso indietro, che cosa succede? E anche qui vi rimando al discorso, l'arco delle gambe e tutto. Sono arrivato e ho affondato. No, 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 no. Devo mantenere sempre la mia attitudine in avanti. Nella fase finale di Lo Xiao Pu, quando arrivo qui, è come se venissi tirato indietro. Per cui c'è questo bilanciamento in maniera tale che l'energia, se dovessi fare fagin, viene espressa in tutta l'area, non soltanto in avanti. Allora, che cosa succede quando mi sposto indietro? Proviamo a immaginarcelo così. Immaginiamo questo Lo Xiao Pu. Come se venissimo attaccati da un pugno, da vari pugni. E non prendetela come così funziona in strada, non funziona così, non funziona così. Ci serve per dare un senso al movimento. Chiaro? Allora, per cui sono arrivato qui. Metto un po' in diagonale così si vede meglio. Qui, là. Immaginiamo che stia arrivando qualcosa qui. Allora, qui è spostare indietro togliendo la distanza. Qui adesso questo braccio va a premere sul braccio che stava arrivando, che lo sposta e questo mi permette di attaccare. Per questo deve essere pieno e questo arriva. Ma quando mi sposto indietro ci aiuterà tantissimo. Pensare non che mi sto spostando, ma che sto creando il vuoto per togliere la distanza alla sua tecnica. Qui, facciamo dall'altro lato così si vede, qui sta arrivando, arriverebbe qui, eh? Questo è il punto dove sbatterebbe questo pugno. Là. Tolgo la distanza e avvolgo, creando del vuoto qui, questo braccio che sta arrivando. Lo presso, tallone punta, avanti. Spero di non essere uscito dall'inquadratura. A proposito, questo tallone punta, soprattutto in avanzamento, ha due funzioni. La prima, perché queste arti marziali tradizionali sono pensate per il campo di battaglia, non per la sala. Non potrei fare questo perché inciamperei su qualcosa, quindi potremmo stare sul sole di terra o qualunque altra cosa. Chi studia lo scigni dell'Enean, magari vi dedicheremo anche a questo una puntata, sa del passo del gallo. Bene. Ora abbiamo visto questi aspetti qui, e per cui rivediamo un attimo questo Lo Xiao Pu. Vado,
tolgo la distanza avvolgendo, quindi la mia intenzione è in avanti quando vado in avanti. Qui, questo è lo scudo, lo tiene, preme, questo è già carico. Mi sposto qui. Quando sono perfettamente in verticale, avvicino questa gamba, tallone punta. Sta arrivando qualcos'altro, tolgo la distanza abbracciando la tecnica qui. Sposto là. Ci siamo? Bene. Per cui vedete che anche nella parte, diciamo, in del movimento, quando vado indietro, in realtà non vado indietro perché così sposto il peso e posso girare il piede davanti. No, 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 no. Creo questo spazio. Posso fare altre cose poi, ma creo comunque questo spazio e creo un vuoto nel corpo, nella struttura del corpo, mandando l'intenzione in avanti. E questo ha a che fare con risolvere il problema del doppio peso. Già si è fatto tardi. Risolvere il problema del doppio peso e risolvere anche il discorso, risolve il discorso, e è una conferma di quello che troviamo nei testi antichi: se qualcosa va di là, qualcosa va di qua. Per cui se il corpo viene di qua, l'intenzione tira di là, se il corpo va di là, l'intenzione blocca dietro per avere l'espansione in tutte le direzioni del movimento, dell'energia. Quando dico espansione in tutte le direzioni, questo ha a che fare col discorso del Tai Chi sferico, quindi non è che vado lì, ma vado a tutte le parti. Ed è quello che nei classici viene definito come le sei direzioni. Ora, devo dire che siamo andati un po' lunghetti sul programma, vediamo invece cosa succede su Yun Chuanzhou. Allora, il concetto è molto simile, per cui questa mano è... Non va, non dorme. Questa qui è piena. Di luce non so, però una particolarità. Allora, intanto sugli spostamenti avanti e indietro fate riferimento a quanto abbiamo già detto. Cosa c'è sugli luce? C'è che alzo questo braccio. Per alzare questo braccio qui, io devo essere più in basso, devo essere qui all'interno del dantiere, quindi questo braccio, esagero, viene alzato da sotto, viene, è questa azione che manda su il braccio, anzi più che questa azione è il dantiere che va giù che lo fa salire, altrimenti, ne ho viste tante di porcherie così, questo così non salirà mai, bastano due dita, se sono sotto va. Per cui da qui è diverso il movimento, la transizione, 1, tallone punta, giù, 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 giù. Allora, la ragazza passa la spola. Perché? Dove sta questa spola? Ce lo siamo chiesti in tanti, per tanti anni di pratica. Vediamo un pochettino l'applicazione di questo movimento. Qui l'applicazione è più o meno univoca. Allora, una caratteristica di Yun Chuanzhou è che, possiamo anche pensarla pari attacco, però questo è proprio, qui non ci sono spole che passano. Sarebbe un, lo potremmo chiamare spazzola alla spalla anziché spazzolare il ginocchio, ma non ci sono spole che passano. La spola è quell'attrezzetto di legno che nel telaio, al filo, passa tra un filo e l'altro, poi torna indietro, passa dal filo e l'altro per creare proprio tappeti, insomma, i vari tipi di tessuto. Quindi noi qui abbiamo una spola che passa. E vediamo cosa succede, perché la caratteristica di Yun Chuanzhou è che l'applicazione non è nel movimento, ma l'applicazione è nella transizione tra un Yun Chuanzhou
e un altro di uno Cianzolo. Purtroppo Palestri chiusi, sono a casa, sono da solo, quindi dovrete fare un piccolo sforzo di immaginazione su questo movimento. Per cui immaginiamo che sta arrivando un braccio qui. Cosa succede? Che mentre questo braccio arriva, questa mano lo intercetta e questa mano sale. Questa mano che sale va dietro al gomito, qui. E l'applicazione non è qui, l'applicazione è quando vado a tenere la palla dall'altro lato. In parole povere, è difficile da dire questo, è come se io tiro il pugno, qui arriva la mano, qui c'è la spola, per cui vado a leva con questo braccio che tiene su e l'altro che tiene, in questo modo qui. C'ho un po' di fantasia, scusatemi, ma un po' di fantasia immaginarsi l'altro braccio. E se vediamo io non ci sono nella forma 24, vediamo che ci sono, la stessa applicazione viene fatta in vari modi. Per cui vi ricordo, nella forma 24 abbiamo giù si scende il gallo, giù si scende e l'altro gallo. Quindi da qui andiamo, paro, aggancio dietro al gomito e metto a leva. Qui arriva da lì, paro, aggancio sotto al gomito e metto a leva. Qui il terzo, paro, aggancio sotto al gomito, metto a leva. Vedete, qui cambia come vanno le mani. Metto a leva e porto giù per fare Kishen. Quindi vedete che ho voluto farvi vedere questi due movimenti perché, sebbene hanno delle similitudini, in realtà sono completamente diversi. La similitudine è che guardarli dall'esterno, la differenza tra questo e questo. In realtà, in spazzolare il ginocchio, il punto focale è questo. Mi sposto, arrivo. Io non ci so, invece, la parte in cui una mano sta su e l'altra sta in avanti è soltanto per prendere contatto, perché poi è questo il passaggio della spola. Para, qui c'è questo braccio che ho alzato, la spola è questa mano che passa dietro il gomito. Quindi uno, chiudo, chiudo, e quando tengo la palla di qua, questa è la leva, stessa cosa di là, chiudo, qui verso il basso e di là anche, chiudo, giù. Nella forma 24 abbiamo tre diverse applicazioni di questo cinna, anche se abbiamo il nucianzo per tre volte di seguito. Per cui nella prima, uno, e la chiudo qua. Nella seconda è uno, e chiudo giù, apro, ne arriva un'altra, uno, chiudo, avvito, e tiro giù. E poi da qui, Shanton Bay e tutto il resto. E allora, prometto che, come ci sarà la possibilità di farlo in palestra o mi incontro con qualche allievo, farò uno spezzone, anche se dovremmo stare a un metro di distanza, non so come sarà possibile farlo, oppure con le mascherine, e farò alcuni spezzoni in cui farò vedere questa applicazione di Yunnu Chanzo, della ragazza passa la spola, perché così, insomma, a immaginazione è un po' difficile. Comunque ricordatevi questo, che la tecnica non è qui. Qui è l'approccio, qui passa la spola e giro. Qui, questa è la spola che passa, anche se non si vede nella forma. Nella forma si fa direttamente questo, ma il concetto è questo. Passa la spola, là. Passa la spola, giù. Su. Passa la spola, giù. Bene, e con questo abbiamo concluso anche per questa sera. Grazie di nuovo per la pazienza e per i complimenti e per i consigli. Come vi ho detto sempre, queste dirette rimangono salvate su Instagram e poi le metto anche sul mio canale YouTube. Per qualunque cosa mi potete contattare e
Almeno fino a che avrò questo tempo disponibile, perché le palestre sono chiuse, continueremo a fare queste dirette e questi scambi anche on demand. Grazie a tutti e ci vediamo la prossima volta.